Salve avventurieri, dopo aver salvato la carovana dall'attacco della mantide religiosa gigante e dopo aver evitato un potenziale attacco da parte dei corvi, il nostro gruppo insieme alla carovana riesce ad arrivare. A Walsby. Quindi vi fa accomodare, vi offre una bevanda calda e ci chiede di essere più dettagliati nel destino che ha avuto Tora. Quindi raccontiamo tutto ciò che ha vissuto, che ci ha permesso di vedere tramite le visioni Tora, quindi il fatto che lei sia stata imprigionata, che sia stato utilizzato solo per fare l'esperimento in quella casa, che sia stata praticamente presa poi abbandonata lì all'insaputa della madre. Quindi, sentendo, però non era lei l'unica a sentire la storia. Ma di fronte a voi si presenta un piccolo folletto domestico, un piccolo domovoi, che era molto affezionato ad Ada, quindi appena sente ciò che è successo, se ne va lanciando robe a random in giro per la casa e si chiude nella stanza di Tora. Oh, povero. Io voglio specificare il fatto che sto pregando in questo Tu momento. sei andato a pregare? Dove? Sì. Sei andato alla forge per pregare? Sì, tantissimo. Vado a pregare. Allora, tu intanto vai alla forgia e si presenta di fronte a te un umano che ovviamente sta affilando una spada e sua moglie che sta organizzando le varie punte di freccia e coltelli per la sistemazione o comunque per poi poterli vendere. Ok. Poi noti anche che fuori, appeso alla porta della forgia, c'è uno scudo leggero. E ne percepisci una leggera aura magica sopra. Tirami, capisci che è uno scudo perfetto, che è praticamente uno scudo con sopra l'incantesimo attira frecce, con la proprietà di attirare le frecce. È un magnete per frecce, sostanzialmente. E tipo, Bello. viene colpito dalle frecce, impedisce che tutto il resto venga colpito. Ok, quindi nel momento in cui lo guardi, il fabbro ti guarda e dice: ai tempi non l'ho mai usato. Sono un vecchio fabbro, non ho intenzione di andare all'avventura. Se vuoi, lo puoi acquistare. Sempre se ne farai un uso. Probabilmente ne farai un uso migliore del mio, visto come sei attrezzato. Però vedo che già comunque hai già qualcosa. Bello che comunque non mi rispondi, vabbè. No, no, perché sono occupato, perché c'è questo qui che mi dice, ma scusa, perché È non mi chiede? Poi si assorto. ricorda. Ah, ok. Ok. Gli altri invece, che fate esplorare anche voi il villaggio? Sì. Ok. Magari. Aspetto per capire, questo scudo quant'è Ah! che dava di CA? Ah, Uno scudo di legno. Quindi ok, niente, no, per tu favore. vai tranquillo. È uno scudo di legno, quindi meno due. Cosa? Meno due No, uno scudo cosa? di legno, da quanto uno scudo di legno è A leggero, quanto caso era più uno, tipo. più due, forse più Vabbè, più uno. due perché è uno scudo Sì, più più uno, eh. uno, forse. No, allora, madonna, più due perché uno scudo più uno. Eh beh, sì. Vabbè, incantato, quindi sì, Sì. per forza perfetto è. Vabbè, se qualcuno serve per non beccarsi proiettili alla Matrix, se può servire. Allora, voi altri invece cosa volete fare? Ma io comincio a prendere appunti sulla storia della ragazza, non mi ricordo il Dora. nome. Dora e Nadia, ok. Esatto, che voglio col permesso della madre, ovviamente, voglio scrivere una ballata per capire
per decantare le sue gesta, appunto, il suo sacrificio. Ti ringrazio, ti lascia scrivere. Faccio un po' il bardo, dai. La ballata della bimba della neve. Non diciamo come è stato strappato dal suo corpo la scena, ma vabbè. No, vabbè, lasciavo un po' tutto un po' aulico, magari. Poi io non lo so, penso mi girerò semplicemente un po' per il villaggio, magari esaminando l'architettura degli edifici, lo stile. Magari vado verso l'uno che mi pare essere una qualche specie di torre di guardia. Ok, allora tu vai verso la torre di... verso la... quello che è stato adibito come un deposito. Noti che è una vecchia torre di guardia e percepisci che è comunque materiale molto grezzo, quindi non è stato lavorato tantissimo. Il problema è che comunque viene protetto in maniera molto seria. Vedi, c'è un cancello. Tu praticamente vedi tutto dal cancello, non riesci ad accedere direttamente. Sì. Spondi il cancello. Ma magari no. Più tardi. Più tardi, diamoci tempo. Però comunque dal cancello riesci a vedere che ci sono. Dietro stanno depositando il grano e tutto ciò che è stato portato dalla carovana di Nadia o comunque da lì intorno. Capito, quindi è una specie di magazzino per beni. Sì. Questo per beni di prima necessità, direi. Sì, 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 sì. Di riserva della città per quanto per grano e affini. Sì. Cose che con l'inverno potrebbero servire. Sì, sì, sì. Anche apparentemente stai guardando, senti comunque una vecchia, una voce che ti grida e ti dice di allontanarti, che agli estranei non è permesso stare vicino al deposito. Non è permesso? No. Comunque tu quando senti questa cosa ti guardi intorno e effettivamente molta gente ti sta guardando un pochino strano. Va bene, allora non evitiamo di attirare troppe attenzioni, mi scuso, non lo sapevo. Ok. E mi allontano, ma ho visto quindi anche delle guardie lì vicino al magazzino. Sì, niente, tu stai qua, ok? Il magazzino inizia qui. La vecchia ti ha gridato da qua e tu vedi le guardie che stanno tutto qui. Ok. E niente, allora riprovo. Vedo che è comunque rialzata, no? Cioè, una specie di Sì. collina. Non so, da una parte ho voglia di farmi i cazzi dell'arte, dall'altra forse è meglio evitare per il momento. Siamo appena arrivati. Boh. Per il momento mi allontano, mi scuso perché Ok. non sapevo ci fossero problemi. E mi dirigo verso la piazza, vediamo che cosa succede in Ok. piazza. Ok, intanto Ada comunque rimane con Nadia, visto che non gli interessa molto cosa ci sta nel villaggio. Tu dirigi verso la piazza, ok. Anche qui vedi la stessa statua che c'era a Eldren. Stesso stile, stesso vestiario, però questa riporta un'altra incisione. Questa riporta Che dice, la dice. donna fredda. Sì. La donna fredda. Tirami di conoscenze locali. Ok. Vabbè, la statua però no. Oddio, conoscenze locali non ce l'ho, la tiro Sì. comunque o. Sì. Vabbè, Porca vacca, ce l'ho io. Vabbè. poi se Allora. ti trovi anche tu puoi Basta. tirare, poi successivamente si trovi là. Master. Sì.
Che faccio? Tira, Un tira, tiro sì, comunque? tira, tira Sì. il flat, appunto. Resto un po' incuriosito, comunque è quello che conosco da più tempo, che sta un po' che sta un po' libero, diciamo che ha smesso di scrivere i suoi stornelli. Provo a chiedere, provo a fargli notare la curiosità, anche perché mi ricordo che la statua iniziale aveva interessato molto pure il personaggio di Luigi, che adesso, di cui adesso Lannis. non ricordo Sì, sì, niente. sì. Alice. Non mi ricordo quel Per nome. Perché comunque la Allora. figura è quella di una figura femminile che per certi versi ricorda, cioè è quella di un'elfa dei ghiacci. Non si vede il volto, è sempre Ricorda un un po'. cappuccio. Sempre incappucciata, non si vede il volto. Posso fare io un conoscenze locali, qualcosa? Sì. Voglio. Sì, appunto te lo vengo a dire e ti faccio Ottimo. notare. Guarda che caso, ricordi la statua che avevamo trovato qualche tempo fa che era piaciuta. Ah, vediamo un po'. Se no provo anche a chiedere in giro Sì, nel conoscenze caso. locali serve anche a quello, praticamente. Ok. Serve appunto Quindi. conoscenze locali. Che schifo! Vabbè. Anche tu comunque provi a chiedere in giro, ma la gente, proprio per questa cosa che siete degli estranei al villaggio, comunque tendono a dileguarsi o a fregarsene quando fa la domanda, si girano e se ne vanno. Che bello, la gente ci schifa. Perché Imparate a lavarvi. non ci sono io che parlo, la differenza è in quello. Io sono un mezzorco pulitissimo, prego. Scusate, adesso. Tu, Thorin, che fai invece? Io sono uno dei nani più puliti che conosco. Ho fatto una doccia il mese A scorso. posto. Vabbè, ben notevole, dai. Turion invece? Comunque. Sì, che fai? Io sono appena uscito dal fabbro, però tranquillo. Intanto che ti leggi il secondo libro su come incantare le armi. Sì, stavo leggendo velo tranquillo. Che cazzo sta succedendo qua dentro? Giusto. Allora, tu praticamente stai alla forge, ti trovi praticamente di fronte alla piazza. Vedi, però una cosa colpisce l'occhio, ti colpisce l'occhio. Vedi, praticamente è qui. Ok. A colpo d'occhio vedi una figura bassa, tarchiata. E capisci che è un nano, proprio lo riconosci, vedi, oh cacchio, un altro nano. Attività sociale. Allora, ti giri. Venuto in mente Dragon Ball Z Bridged, Sì, l'ho perfetto. fatta apposta. Social activity! Un'altra persona da aggiungere su Facebook. Su Facebook. Su Facebook, MySpace ricordi? era. Allora. Era poi Facebook, poi Instagram. Sì, ma sì, perché no? Allora, ti Bellissimo. giri e Cos'è? noti che praticamente sull'insegna della casa c'è scritto niente, il barbiere del villaggio. Lo riconosci che a parte la scritta, la barba di Shorn, vedi comunque un enorme paio di forbici messo sul pezzo di legno. All'interno c'è una giovane nana che. Anche se è un po' giù di morale, comunque appena si affaccia ti guarda anche lei. Quindi vi guardate, stile commedia romantica. Madonna, no, per favore, no. Ok. E niente, apre le porte e ti chiede perché ti trovi a Walsby. Come mai un altro nano si trovi a Walsby? Cosa l'abbia portato qui? Tipo, immagino, me lo sto chiedendo anch'io. Io stavo camminando bello tranquillo, ho fatto fuori un pennuto, poi mi hanno rinchiuso. Io non so un cazzo. tirami di percezione. Perché percezione? Me lo devi spiegare, ma mi devi spiegare un motivo perché percezione. Un motivo valido, per Sì. favore. Tu Dammelo. tiralo. Perché? Povero, ma vabbè, il 15 no, Ok, però. allora, ti guardi in giro cercando di sfignartela in maniera di leguarti subito. Certo.
e tornare ai tuoi doveri di avventuriero, quando noti che all'interno della porta c'è un ciuffo di capelli, una ciocca di capelli, attaccata alla porta. Aspetta, mi sono dimenticato il suo nome. Si chiama Rusilka, ok? E ti informo che Ok. quella è tutto ciò che è rimasto del marito. Quindi è venuto un pezzo della sua barba dopo che l'ha scoperto a tradirla con una cameriera, sempre nana, più giovane di lei. Però comunque, se hai bisogno di un taglio di capelli, qualsiasi cosa che abbia a che fare, puoi comunque andare lì. E Ok. ti saluta. Tipo mai. Dice anche che Ciao. comunque, se hai bisogno anche di dentista, di roba per denti, ci pensa anche lei. Anche per robe di chirurgia, puoi venire lì a chiedere. Ok. Mentre ne vai, ti accorgi che ovviamente il grembiule che c'ha sotto è sporco comunque di sangue. Vabbè. Sono i piccoli dettagli a fare la cosa. Ok, allora tu esci anche da qui. Anche tu ti dirigi alla Sì, piazza centrale. sì. Ok, anche tu tirami di conoscenze locali. Veramente devo farmi quello. Io non c'ho un cazzo da Lo fare. so. C'ho la conoscenza di Io le avevo nobiltà, fatto vale? schifo, mi dispiace. Nobiltà in locale è la stessa cosa. No. No. Cazzo. Vabbè. Non posso fare diplomazia, parlo con una persona a caso, io rompo i coglioni. In effetti. Cioè, Fai. non parla più. Fai. Io lo faccio. Vedere se passi il tiro o Ah, meno. che. No. Ti schifano Ah, anche a te. che. Minchia, col 15 come mi schivano? Bene, esce Ada dalla casa di Nadia. Con Di nuovo legge 25. Nadia. Che comincia a farle vedere il villaggio. Quindi dice che c'è soltanto una taverna qui nel villaggio, perché ormai è molto povero, ma non sa più che cosa fare. E vi conduce un attimo. Caspita, stava questo. Ah, ovviamente c'è l'unica taverna che è qui. Che è la donnola bianca. Ad appena sente la parola donnola fa. Non di nuovo. Si immagina Finalmente tipo me il ne bar vado. pieno di tutta la taverna piena di nonnole adesso, piena di donnole. Di Donnole. Nonnole. Di nonne Di donnole. nonnole. Che cazzo Una è? donnola molto vecchia. Esatto. Madonna. Succhiano il sangue, non dimentichiamoci. Ricordiamoci, cos'altro. Comunque, da fuori vedete una donna comunque vi invita a entrare all'interno della taverna. Ok, entriamo. Io entro bello tranquillo al Entriamo, volo. entriamo. Allora, appena vi sedete si presenta. Allora, lei si chiama Katrina Goltieva ed è la moglie del gestore della taverna, che si chiama Emil, e ve lo indica in lontananza che sta pulendo il bancone. Da bravo occhio, Giustamente. giustamente. Chiede come. Pulisce i Se bicchieri e entri in una locanda e guarda non vedi molto. l'oste che pulisce il bancone o un boccale, vuol dire che non è un Vuol dire che è ospite. un mimic. Esatto, esattamente. Esatto. Allora. La cosa più intelligente è tirare diplomazia sul tipo. Pensavo sul tavolo. No, proprio sul tavolo, perché io ho detto sbatto il martello, quel tavolo si spacca in tre parti, io già lo so. Ecco. Tipo appena lo appoggio. Comunque, vi chiede come mai vi trovate in questo piccolo villaggio sperduto tra le nevi. Io direi, ma scusa, perché la gente ci tratta come della merda vagante in giro? Tipo, la domanda più importante sarebbe questa. Cioè, frega cazzi dalla nostra origine, capire perché sembra un topo di strada, mica non è che sono uscito da un tombino. Così proprio glielo chiedi indignato. Indignato. Mica, posso spandere pure il martello perché ho tempo un pochettino. Vabbè, ti risponde che semplicemente siccome questo villaggio ha spesso la visita da parte di guardie che arrivano da Whiteron,
i forestieri non sono i benvenuti. E spesso questi forestieri portano molto spesso guai, perché spesso sono ricercati da queste guardie. Esiste qualche chiesa in questa zona? Ti risponde che c'è soltanto una chiesa di Farasma, un monumento a Farasma che si trova al centro del cimitero. Ah, il monumento quindi è a No, Farasma. quello nell'area qui, al centro del cimitero c'è un monumento a Farasma. Ah, ok. Quello No, dell'area 8 stavo un mi altro. avevi laggato e avevo capito Ah, città. no, no. E sei tu che stavi laggando comunque. Ah, Dicevo. ok. Non l'avevo capito. Quindi, dopo questo, comunque, Ada dice che è semplicemente a caccia, tanto viene dai territori qua vicino. Anche qua fa vedere la stemma. E si chiede come mai ci sia queste guardie ogni volta cerchino dei forestieri. Viene semplicemente risposto che se un forestiero può dare problemi alla regina delle streghe, allora le guardie vengono e portano problemi a noi. Ah, Come ultima domanda, ok. Katrina vi chiede chi di voi è il capo? Il Il capo capo? del nostro gruppo. Nessuno. Perché c'è un capo? Perché Tutti esiste? ci guardiamo così come per dire: no, capo, capo. no, no. Siamo un unico gruppo, ognuno decide da per sé, insomma. Siamo tutti stronzi e comunisti qui dentro. Si gira e dopo 5-6 minuti torna e offre a tutti un tè della casa, un tè molto speciale per noi. Ok. Mentre lo serve, in sottovoce sentite la sua voce che vi chiede molto in silenzio di andarvene via. Tiratemi di tempra. Ah, si inizia benissimo, dai. Si Che bello, ci finisce, dai. offre un tè e ci dice No, "Ti scusatemi, ringrazio". volontà. Volontà, volontà, ho sbagliato io. Volontà. Vaffanculo! Tu ringrazi che hai preso 12. vabbè, mica, ho fatto 3, fatti il calcolo. Ma mica, non è che cambiava molto il... Oddio, Oddio, sì, sì. cambia. Fatto Cambia. schifissimo io, madonna. Allora, Vabbè. mentre beviamo il tè. Siamo in scala Mentre reale. beviamo il tè. Vabbè, certo. Proprio belle così, tranquilli. Dice, andate via. Ada, me ne fotte il cazzo, continua a bere. Turion, Ecco. continua a bere. Thorin la guarda male, continua a bere. Celeb, dov'è il Caleb, conto, prego? Come va? Caleb, finisci di bere il tè. E poi ci propone a tutti comunque, raga, ma forse non hanno poi tutta questa... Forse sarebbe il caso di levare il disturbo, magari? Immagino Non Caleb, disturbo. il conto, prego. Sì, esatto. Ah, Cristo. Niente, e Ada vi racconta quello che gli ha raccontato Nadia. Praticamente tutto il carico che stavano portando serviva per pagare un debito che mentre Nadia ha con il villaggio con Whiterun e di conseguenza il villaggio con Whiterun per salvare la figlia. Veramente, è letteralmente un pizzo. Quindi loro pagavano in beni primari che sono tutti sistemati qui, che vengono le guardie e se le portano via. Quindi vedete, il villaggio è nella merda più totale. E se vengono a sapere che ci stanno anche degli estranei che stanno dando un pochino di rogne, probabilmente verranno a cercare anche loro. Infatti, Quindi allora è caso di davvero levare le tende. sbaraccate dalla taverna, Nadia vi segue e vi raccompagna a casa.